abbiamo accennato poco fa, una vicenda che ha veramente dell'incredibile. La trama potrebbe essere quella di un film, però purtroppo c'è veramente poco da ridere. Parliamo di una cinquantenne romana che si finge incinta dal 2000 ad oggi per oltre 20 volte. Così praticamente ha evitato di andare a lavorare e soprattutto è riuscita ad intascare bonus vari, assegni familiari per più di 100.000 euro. Insomma, veramente una notizia che ha dell'incredibile. Notiamo gli ospiti che sono in studio con noi. Benvenuto Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori. Questa è una storia, scusatemi, ma per tutte le mamme che fanno grandi sacrifici per portare avanti le famiglie, per mettere al mondo dei figli. Scusatemi, ma questa è una storia che veramente fa rabbrividire. Però Rosario, io ti domando, no? Ma quando un bimbo nasce, solitamente poi ci sono dei controlli, perché poi c'è un bimbo che quando cresce va a scuola, c'è un bimbo che deve fare delle vaccinazioni, cioè siamo tutti sotto controllo, per quale motivo? In 20 anni nessuno si è occupato di capire questi bambini. Questa è la seconda cosa che volevo dire, perché la prima è: questa signora ha portato via risorse a chi effettivamente ne aveva bisogno. Questa è la prima cosa da condannare. Certo, verrebbe da ridere quando si parla di bonus bebè, però sono ma sai, Lorella, quante signore si sono rivolte a noi dicendo che è una difficoltà incredibile avere il bonus bebè. Certo. E questa invece con una facilità. Allora arriviamo alla seconda cosa, per essere molto espliciti. Le connivenze e le deficienze dei controlli. Bisogna andare in fondo e colpire chi ha fatto connivenza e a chi ha fatto... Tra poco sentiamo su tante, no? L'ospedale, ma che rilascia i documenti. Viviamo in una società dove tutto, sanno tutto, ma se tu clicchi una macchina, che vuoi sapere il colore di una macchina, te ne arrivano poi 50 di messaggi di tutte le case automobilistiche di sto mondo. Ma allora qui c'è connivenza, ecco perché dico che bisogna andare fino in fondo. Sentiamo, per tutti questi certificati, quante persone servono? Perché insomma questa è una truffa che non possono aver portato avanti soltanto lei con il suo compagno. Lorella, con l'informatica e la rete e tutti i dati che vengono incrociati, ma scherziamo, non servono tante persone per fare degli incroci e capire le situazioni. Ma non è così facile però districarsi con la rete. Ma non è compito né tuo né mio, no? Ma ci devono essere quelli preposti, quelli che poi sganciano i soldoni. Santa pazienza, ci sono anche gli assegni familiari. Io non lo so se ha fatto e ha preso i soldi anche degli assegni familiari. Assolutamente sì. Parliamo di 300.000 euro. Ma poi le vaccinazioni. Ma che mi è venuto scuola. Anche un'altra cosa. Ma insomma, ma allora il controllo dei bimbi che vanno a scuola, che c'è la scuola che è obbligatoria, ma non li fanno loro evidentemente? Perché anche questo io mi pongo la domanda. No, connivenze, ci sono connivenze. C'è una cosa che mi ha molto colpito, perché ecco che poi 20 anni per scoprire tutto questo. È vergognoso, è vergognoso. Scusatemi, mi sembra vergognoso. Un po' troppo. Comunque succede anche questo. La società dell'informatizzazione è vergognosa. Questo andate fino in fondo. Noi andiamo, lo sai, Rosario, noi non ci tiriamo mai indietro.